Allora, Emilio Panio, grazie per aver accettato il nostro invito, un pioniere, dicevamo, del giornalismo in ambito comprensoriale, ma ebbe modo sin dagli anni 90 di aprire le porte a quella che fu la conduzione televisiva di talk show. Mi riferisco prevalentemente alle esperienze iniziali di Telecapo Spulico. Emilio, intanto grazie di essere qui Grazie con noi. per... Era il Com'è 1890, cambiata? il Com'è pioniere. cambiata la TV da ieri rispetto ad oggi? Beh, è cambiata la TV tradizionale per quelli che sono i nuovi mezzi e l'alta definizione ed è cambiata moltissimo, voi ne siete una rappresentazione abbastanza illuminante, anche il modo di irradiare le trasmissioni attraverso il web. Oggi un ragazzino, una scuola, una web TV con un semplicissimo iPhone, un altro telefono portatile, può benissimo fare una stazione, può benissimo comunicare. Questo aumenta il grado e lo spazio della libertà, però purtroppo la democrazia fa anche parlare tanti, tanti personaggi strani e bisognerebbe forse un pochino correggere il tiro. Cioè, forse non tutti debbono per forza mettersi davanti a una tastiera a scrivere o parlare, per la loro dignità, Quando non si dice per altro. civico 17, cosa bisogna immaginare? Bisogna immaginare un gruppo di amici un po' particolari, di diversa estrazione, un po' svitati come amiamo noi definirci, che ha l'idea di una città policentrica, che sembra una cosa così difficile, una città con tanti rioni tutti importanti alla stessa maniera, in cui non ci siano delle strategie. Noi diciamo masso mafiose, che non vuol dire massoneria, vuol dire, come dice anche il dottor Gratteri, non permettere ai soliti noti di una certa finanza locale fare buoni affari con l'andrangheta attraverso, ahimè, la sfera pubblica. È uno Stato molto È pigro, un compresa la soggetto magistratura. civico neutro oppure... Siamo anche disponibili a schierarci, ma nella misura in cui alcune regolette etiche che abbiamo espresso anche nelle ultime ore siano in qualche maniera condivise. Noi non siamo di destra, sinistra, siamo un gruppo civico veramente. Io personalmente sono un tesserato del PD, per Parleremo esempio. di codi del PD? Io sono tesserato del PD, sì. Del codice etico parleremo da qui a poco. Ascoltiamo il ministro delle Infrastrutture Toninelli, giunto qui da queste nostre parti non più di qualche giorno fa. ANAS e RFI, se io ci metto la faccia, sono obbligate anch'esse a metterci la faccia, i soldi ci saranno, ci sono già in parte per i contratti di programma stanziati. Allora, Emilio, ci mette la faccia. Sì, ma mi sembra pure che conosca pochi argomenti il ministro Toninelli e potrebbe anche incontrare, al di là dei politici, le associazioni. Io penso al mio amico Fabio Pugliese, per esempio, no? E potrebbe spiegarci, al di là di quello che vuole fare, per esempio, sulla 106 o sul porto di Gioia Tauro, la 106 da Sibari a Crotone, come ci si arrivi a Sibari. Potrebbe spiegarci un po' di più, ma è buono che un ministro venga da noi, anche se la maggior parte della popolazione non lo sapeva, quindi insomma. Sarebbe C'è da meglio essere ottimisti, scettici rispetto a questi quando impegni arriverò assunti? all'aeroporto di Bari, percorrendo un'autostrada. Io, come oggi dall'Alto Ionio, arrivo con un'autostrada a Cosenza, e quando quindi dalla città Corigliano Rossano arriverò non attraverso la diga, ma con una strada discreta a Cosenza stessa, quando avrò una ferrovia discreta. Io oramai sono vecchierello, sono pioniere, quindi non lo avrò, sono ancora con le diligenze. Quando avrò questo sarò molto ottimista. Quanto ha inciso la batosta della Sardegna, dell'Abruzzo sui 5 Stelle per poi Ma a essere un po' livello più vicini? locale bisogna stare attenti. A livello locale i 5 Stelle, tranne in qualche città, per mille motivi, non hanno mai inciso. Quindi io non... Vediamo Ma le dico, la europee. venuta del ministro è collegata a questi dati No, sconfortanti, diciamo. spero che non sia venuto a fare campagna elettorale, sennò si perdono i voti. Penso che sia venuto per altri... Spero per loro che sia venuto per altri motivi. Senti, questa fusione come l'hai vissuta? Io a casa, no? Benissimo. Oddio, avendo da amante di questo territorio, anche se non abito qui, ma amo molto questo territorio, avendo qualche piccolo dubbio, perché di solito le fusioni si fanno per piccoli comuni, però vediamo, è un bel esperimento. Tutto lo Ionio vi sta guardando in questo momento. E sto rapporto con Cosenza? E questo rapporto con Cosenza è bello, via Corso Mazzini è così bello, ci sono i negozi, è molto bella Cosenza. Però noi forse sullo Ionio, o oh,
riusciamo a essere indipendenti o guardiamo verso Matera. A maggio si vota, eh? Lo so, sì. A maggio votate, sì. Tu voti anche. Ascoltiamo tre competitor, ve ne è un quarto, però di contributi televisivi ne abbiamo solo raccolti tre per il momento, poi in prospettiva vedremo di riuscire a fare di più e meglio. Ascoltiamo. Se le forze politiche tradizionali vogliono andare verso il civismo, quindi verso la partecipazione attiva dei cittadini, è chiaro che devono, lo possono fare, ma devono cambiare radicalmente il modo di interagire con i cittadini, quindi devono far partecipare i cittadini alla vita politica. Se invece poi ci sono politici che si travestono da civico, non va bene, quindi bisogna capire bene cos'è il civismo, fermo restando che i partiti possono anche essere espressione civica se lo fanno per davvero. Assolutamente sì, lo è stato in questi anni. Noi abbiamo denunciato, per esempio, ripetutamente che la maggior parte degli appalti, soprattutto quelli più importanti, nei nostri comuni andassero assegnati con una sola offerta, che non è di per sé un reato, che non è di per sé, come dire, non significa di per sé che ci sia qualcosa sotto, però che sicuramente non dà una bella immagine, probabilmente perché non c'è una grande apertura, non c'è una costruzione trasparente anche delle gare più importanti della città. Abbiamo addirittura alcune gare tra Corigliano e Rossano perché sono state assegnate ad aziende che hanno avuto l'interdittiva antimafia e che da poco gli è stata ritirata, però noi non abbiamo fatto niente per rivedere quel tipo di gare. Io sono membro della direzione regionale del PD e sono il portavoce di Fiori d'Arancio, che è uno dei comitati più attivi in questa. Non credo che anche questa mi sembra una cosa strumentale. La politica torni a fare la politica, i cittadini fanno politica finalmente con grande vigore e con grande entusiasmo, e il compito dei politici onesti è quello di salutare questo con grande festa e quindi non di averne paura. Allora, sono i tre candidati a sindaco, due dei quali hanno già ufficializzato, Graziano si è in attesa. Ma nemmeno Promenzi ha ufficializzato. Il 10 perché... di... ma potrebbe accadere qualcosa. Succede qualcosa, si può mai sapere. Beh, non vogliamo essere, diciamo, di malaugurio, voglio dire, no? Vabbè, Claudio Fiorentino di 5 Stelle, diciamo, lo scenario allo Stato è questo. Ti convince? No, noi non stiamo discutendo mai le persone, sono sicuramente quattro, io non conosco di meno il signor Fiorentino, ma tre persone degnissime che conosciamo anche personalmente. Il discorso è vedere qual è la loro offerta politica e amministrativa, che cosa vogliono fare sul territorio, ma è sempre lì il discorso. È tardivo però questo processo programmatico, ancora non è... Ma non è colpa nostra, non ci stiamo candidando noi come sindaci. Può darsi che loro stiano arrivando in ritardo, non vogliamo pensare per discorsi di alleanze sotto banco, ma abbiano già dei programmi della miseria da poter poi condividere con la gente. Lo speriamo, per la città. Non si merita Corigliano Rossano un'altra fregatura, non se la merita proprio. Andiamo un po' nel cuore pulsante del Civico 17. Senza padroni, senza padrini, contro la massomafia. Una frase di Mario Gismondi. Veniamo un po', cerchiamo di capire le linee programmatiche, il bilancio partecipato, c'è tanta carne a cuocere. Allora, noi non siamo un partito, siamo un laboratorio, che potrebbe anche schierarsi, ma noi siamo un laboratorio e diamo degli input, anche delle provocazioni. Tu stai parlando, penso, del codice etico che da 24 ore è in rete, che io ho mandato anche ai candidati, tra altre cose, no? E sono delle regolette prese per lo più dai testi unici sugli enti locali, con cui chiediamo a questi nostri amici se vogliono siglare un accordo etico con la città, che ci dicano chi sono intanto a livello etico, umano, politico. E poi per i programmi si può sempre ragionare, però programmi con degli strumenti. Si interviene molto sul conflitto di interesse. Va bene, scusami se poco. Scusaci se poco. No, dico perché. Subdorate situazioni conflittuali. No, ma noi veniamo anche da una storia di queste due città con qualche amministrazione pure mandata a casa per motivi non sportivi, non perché erano della Juventus o dell'Inter. Pensiamo che in Calabria, mai come oggi, con tutta la Bailam, il terremoto giudiziario che c'è stato, un po' di chiarezza non faccia male a nessuno.
Siamo convinti che abbiamo a che fare con candidati a sindaco e non degnissimi e onestissimi, per cui nessuno sicuramente si rifiuterà di siglare questo piccolo contratto etico con la gente. Nessuno, tutti diranno che sono dei bravi ragazzi. Non sei convinto? No, forse non sei convinto tu che firmeranno. No, io sono convinto, però poi se non firmeranno, tu magari mi richiamerai, io ti verrò ad annoiare, ti dirò nessuno ha firmato. Cosa stiamo chiedendo? Che non siano imbracate in situazioni complicate. Leggo anche nella pagina Facebook del Civico 17 a volte qualche affondo contro l'amministrazione Geraci sul fatto dei fondi comunitari, sta roba qui. Insomma, ma ci sono un po' di soldini che non sono stati investiti. Mentre questi, noi fondamentalmente quando parliamo di Geraci parliamo della vecchia Corigliano, centro storico, no? Se dei soldini che c'erano non si è stati capaci di investirli e questo ha prodotto ulteriore fuga e spopolamento. Da quanto tempo non fai una passeggiata al centro storico di Corigliano? È un meraviglioso gioiello maltrattato. E questo non può andare bene, per cui chi ha governato? Non certo la via. Questi stessi candidati, mi riferisco al codice etico, dichiarano di non ricoprire ruoli in impresa, associazioni, enti o fondazioni aventi scopo di lucro, titolarità prevalente di interesse economico e finanziario. Stiamo mettendo le mani, cioè qua è difficile, questi fanno le liste, preparano, poi le chiedete, diciamo, la sottoscrizione di un contratto del genere. Ma noi lo chiediamo intanto al futuro. Si smontano le liste così, eh? No, ma intanto noi chiediamo una garanzia ai candidati a sindaco intanto. Ok? Noi chiediamo, siccome la legge predilige un potere un po' in più al sindaco, caso di comuni, quando i sindaci sono, no, imbelagati in situazioni strane, noi chiediamo agli eventuali potenziali candidati al sindaco di garantirci intanto sulla loro persona. Credo che poi questi... si entra anche nella vita penale, sentenze. Cose. Vabbè, ma scusami, ma. Anche in odor di sospetto, insomma. No, non c'è un odor di sospetto perché abbiamo fatto un copia e incolla delle leggi, per cui non è manco merito nostro, siamo stati dei copioni. Ma suppone, diciamo, principi incostituzionali in questo codice etico, cioè tutti possono far politica. E devono andare alla consulta costituzionale e far cambiare leggi, non è colpa nostra. È un copia e incolla di parecchie norme. Infatti quando l'abbiamo realizzato qualcuno di noi diceva: ma non le mettiamo queste cose, sono ovvie. Avete visto, cari amici di Civico, che ovvie non erano? Ma comunque stavo leggendo, ci sono molti però è carina, principi, insomma, bene, no? Eh? Quasi quasi come se voleste metterli all'angolo. No, quasi quasi come se volessimo chiedere quello che stiamo facendo in effetti, di garantire i cittadini, non noi. Noi non chiediamo nulla, non c'è scritto, noi vogliamo fare l'assessorato al centro... No. Noi stiamo chiedendo a questi nostri signori, amici, mi piace competitor, il tedesco mi ha sempre... Questo punto 8 lo possiamo leggere oppure... Sì, io non me lo ricordo, ma lei... Quale sezione? Non è un discorso di principi, ma ci spostiamo sui programmi. Sezione D. È impegno ineludibile, comune, sì, quello della lotta a ogni ulteriore speculazione edilizia a danno del territorio cittadino. Diciamo fermamente no al cemento privato lungo la costa e soprattutto in località insiti, dove è prevista la realizzazione della futura cittadella. Ci impegniamo altresì a garantire alla città un appropriato piano di recupero e di riqualificazione del territorio, vietando nuove lottizzazioni e così via. Bene, sono contento che ti sia piaciuto perché uno dei nostri... No, non ho detto che mi piace. Ah, non ti piace? No, non ho detto che mi piace. Mi pongo in situazione di osservatorio per poi... Niente, chiediamo, lo traduco perché poi gli articoli si fanno un po' ambollosi per fare quelli che sanno scrivere. Chiediamo che non sia costruito altro cemento privato, perché abbiamo tante case nelle periferie, nei centri storici, che si possono riattare, riusare, dare alle giovani coppie con degli aiuti, ed è inutile cementificare ancora. C'è il palazzetto, c'è poche strutture ci sono. Vabbè, c'è il palazzetto anche, che tra l'altro è a rischio di Sucapioni. No, non sappiamo di chi sia, diciamo proprio senza mezzi termini. Lì ci facciamo un bel centro culturale magari, ci mettiamo le città. Poi se facciamo fosse un bel della comune, comunità ancora non è ci facciamo certo. Un bel comune, se della comunità, facciamo un bel municipio grande, un bel ospedale, magari il depuratore pare sia quindi saltato. Questo tipo di cemento finalizzato va bene. Il pubblico va bene tutto. Quale cemento non va bene? Quello dei palazzinari, quello masso mafioso non va bene, no, quello non va bene. Mettiamo subito, in chiaro. Allora, lo dico a chi abita nei due scali, se si costruisce un'altra città in mezzo alle due città attuali, le vostre case costeranno, varranno anche di meno, come è successo al centro storico.
proprio terra a terra, così ci capiamo. Oltre che ingiusto ci edificare sulla macchina comunale, abbiamo avuto modo anche di discutere anche in trasmissione della famosa operazione Comune Accordo, poi altre inchieste che hanno riguardato anche il comune di Rossano, imprenditori e questa roba qui. Anche qui intervenite, no? Anche diciamo con una rivoluzione nel metodo e nelle condotte comportamentali di come viene gestita dai burocrati la macchina comunale. Chiediamo perché mettete mano anche su questo? No, chiediamo una semplice consulta, anche questa abbiamo copiato da altre situazioni, altre realtà, no? Noi abbiamo visto un po' quello che funziona, centro-nord Italia, ahimè. E diciamo che su alcuni argomenti l'amministrazione può, ma proprio per garanzia anche agli amministratori, no? Condividere le proprie scelte con le associazioni, con i cittadini, con le associazioni di categoria e chiedere, voglio costruire questo tavolo. Nel Civico 17 possono entrare tutti oppure? No, Civico 17 può entrare chiunque. Anche persone schierate? No, noi non siamo schierati. Vogliamo che nel Civico 17 ci entrino gente pensante, cioè sono tanti, che non si schierano perché hanno paura di quelli che si schierano. Quindi se uno ha una simpatia per uno dei candidati è incompatibile se con l'appartenenza. Se Matteo Lavia ci dice che non vota nessuno, quasi quasi lo invitiamo. Se poi è un invito alla dissezione del voto. No, perché tu voti qualcuno, no, tu sei giornalista, grazie, non voti grazie nessuno. Grazie di essere stato con noi, ma ci ritroveremo senz'altro. Non sai come far valere i tuoi diritti? Hai bisogno di aiuto? Conoscere per agire. Centro Servizi per la tutela dei tuoi diritti. Sportello legale. Infortunistica stradale. Danni per malsanità. Infortunistica sul lavoro. Diritti del consumatore. Servizi previdenziali. Pensioni invalidità. Disoccupazione. Maternità. Malattia. Infortunistica sul lavoro. Consulenza gratuita. Ci troviamo presso la sede del sindacato UIL ogni martedì dalle 16.30 alle 18.30. Via De Franchis 17, Corigliano Rossano, località Rossano. Telefono 09 83 20 11 37 e 333 91 04 129. Centro Servizi Tutela i Diritti @gmail.com. Non rimanere da solo, rivolgiti a noi. Centro Servizi per la tutela dei tuoi diritti. Nessuna fanciulla che incontrerà lo sguardo del principe resisterà al suo sorriso. Dal produttore di Shrek. Principe azzurro, è il momento di scegliere il vostro vero amore per liberare tutti dalla maledizione. Un gioco da ragazzi. Ma che sorriso ha, ma che capelli ha, e quanto stile ha. La bella addormentata, Cenerentola e Biancaneve in C'era una volta il principe azzurro al cinema.